L'ingegnere Michele Aiello ha 52 anni. È accusato di far parte di Cosa Nostra. I soldi investiti nella clinica Villa Santa Teresa non sarebbero suoi, ma di Bernardo Provenzano. Pronto? Ingegnere Aiello? Sì. Buongiorno, la segreteria del presidente Cussaro. Un istante le passo il presidente. Sì, grazie. Pronto? Sì. Pronto? Ciao, Toto. Al lavoro? Al lavoro, come stai? Come? Come stai, dico? Bene, bene. Come è andato l'incontro? Niente, ci sono andato, ma lui non c'era, era a Roma. No, ma chi ti aspettava, Tia? L'ho chiamato io, mi ha detto dove ci venire. Ci sono andato, Toto. Ci sono andato giovedì. E non ci sei tornato il giorno dopo? Il domani mattina, no, il venerdì non ci sono andato perché mi ha detto ormai a Roma quasi certamente ritornerà lunedì in ufficio. Lunedì faccio allora? E tu a casa sei lunedì? Lunedì mattina alle 8, sì. Va bene, vabbè, okay. Ma devi parlare con lui prima, no? E vabbè, poi parlo un istante. Passo da te, ci va. Oh, perfetto, benissimo. Va okay, ciao, ma no, ciao. Non più tardi alle 8 perché alle 8 e mezzo appunto. Io alle 8 meno un quarto se vuoi. Alle 8 meno un quarto sono da te. Ciao, ciao, ciao. Totò Cuffaro, presidente della regione Sicilia, detto Vasa Vasa, Bacia Bacia, è molto amico di Aiello. È accusato di favoreggiamento aggravato. Sono i miei amici di Sciuscià. Ah, bene. Presidente, non esiste più Sciuscià. Di Sciuscià simili. Più parlate male di me, più la gente mi vota. Quindi se volete che io non vinga, parlate bene di me, perché qui sottisce esattamente l'effetto opposto. Lo sto dicendo a chi vi manda, non a voi. Però fate come volete. No, non ci sono mandanti. Presidente. Sono mandanti in termini giornalistici. Totò avrebbe aiutato Aiello e un boss mafioso a eludere le inchieste della procura al fine di agevolare le attività di Cosa Nostra, in concorso con altri. In questo processo non è imputato, ma testimonia sugli altri, in qualità di imputato di reato connesso. Io vorrei prima parlare davanti al mio collegio, quindi mi avvarrei della facoltà di non rispondere. Quindi allo Stato il dichiarante dichiara che intende avvalersi della facoltà di non rispondere. Ne prendiamo atto. Grazie. Può andare, grazie. Sì, no, scusi. Capisco che ovviamente la sua notorietà potrebbe anche non richiederlo, ma le generalità ce le deve dire lo stesso. Salvatore Cuffaro, nato? A Raffadali il 21-2 del 1958. Quando decide di entrare nel grande affare della sanità, Michele Aiello compra anche il laboratorio di diagnostica ormonale, che ha il vantaggio di essere già convenzionato con la regione. Uno dei soci è la moglie di Totò Cuffaro, Giacoma Chiarelli. Un altro è questo signore. Domenico Miceli ha 41 anni. È medico chirurgo, è stato assessore alla sanità al comune di Palermo ed è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Dottor Miceli, scusi. Dottor Miceli, salve. Volevamo presentare Berto Nerazzini e mio collega Stefano. Senta, ci può... Non mi pare il caso di organizzare... Magari se ci facciamo un'intervista dopo. Possiamo parlare quando volete, ma non mi pare il caso di farlo in questo modo. Mimmo Miceli è così amico di Cuffaro che il presidente lo considera il suo possibile delfino. Finisce nei guai perché va a trovare Giuseppe Guttadauro, medico chirurgo e capo del mandamento di Brancaccio, il più importante di Palermo per Cosa Nostra. Guttadauro adesso è di nuovo in galera, ma allora aveva appena finito di scontare una condanna per mafia. L'unico che può fottere Orlando alla presidenza della regione è stato Cuffaro. Io lo conosco bene. Lui mi invitò a candidarmi e ci si sente tutto. Ci vuole una cosa quando fa così. Ci vuole, quando tu avrai la serenità per poter decidere, mi aspettavo e discorriamo se non è che io ho l'obbligo di fare una cosa. Sì, la posso fare se c'è un ragionamento. Ma adesso sono una vecchia del primariato. Tutto quello che lo uccide, quello che sono 9 anni raccomandato sempre.
due mesi poi lo trovo fuori. A questo punto dico, che può fare? Perché se lui dice io posso fare qualche cosa che ha intenzione di fare, se lui non ha intenzione di fare, non si rivolge a altre persone. Cioè, se no, a me ne basta avere, non voglio avere il rapporto tramite te se tu lo permetti e lo permetti pure. Giusto. E se lui ti dà delle risposte con delle garanzie, un rapporto si chiude qua. Queste sono le nostre sale di pronto soccorso. La paziente non dovrebbe stare qua, dovrebbe stare in una di queste sale. E non ci sta perché non c'è posto? Non ci sta perché non c'è posto, perché una stanza è chiusa. Abbiamo passato tutta la giornata in corridoio, questo. La maggior parte della giornata in corridoio. Sono attesa, comunque, pazienza. Mia madre è caduta ieri pomeriggio all'ospedale di Partinico. Da 24 ore non la possono operare perché c'è un macchinario per fare l'operazione che non funziona. Quindi da Partinico la stiamo ricoverando a Palermo. Dopo un giro di telefonata a tutti gli ospedali di Palermo e provincia, non ci sono poste. Avete legge che sogno qua? E ma non so se posso mangiare, non posso mangiare, non faccio niente. No, comunque è una vergogna, veramente, dalle 10 di stamattina soltanto per delle analisi. Cinque ore per aspettare le analisi e adesso altre tre ore per leggerli, perché sono arrivate finalmente le analisi. In sala operatorio ci buttavo io con la carrozzella, mio marito, qua. Abbiamo chiamato la polizia. La polizia. Ah, dalle 7 che mia mamma è qui. A chi stiamo aspettando adesso? Perché non c'è nessuno che visita, c'è un solo medico. Trattate come i cani. O forse le bestie si trattano meglio. Sala chiusa per mancanza di personale. Sala chiusa per mancanza di personale. Cioè, questa macchina funziona? Sì, è perfettamente attiva, cioè, potrebbe lavorare H24. Però non funziona perché non c'è. Ma anche il personale. Cioè, questa è una macchina che nel privato è una gallina dalle uova d'oro. Mm. Questa macchina nel privato. Mm. È la gallina dalle uova d'oro. È un caso che a Villa Santa Teresa ce ne siano diverse di risonanza magnetica? Sì, assolutamente un caso. Dicembre 2004, sì. 2004, desolante. Beh, desolante, cioè, devo dire che, cioè, non lo so, il problema è che il dramma è che tu ti puoi abituare a questo. Cioè, fin tanto che io... Lei si è abituato a questo? Io non mi abito. Cioè, qui quando deve trovare una radiografia di qualcuno, come fa? Può passare anche un'ora. Beh, sì, un'ora? Lui conosce lei, non è buono il candidato, non ci tiene a essere candidato, ma è candidato in rottura al comportamento di Totò, giusto? L'Ordina non vuole sapere di ritirarsi da questa campagna elettorale. E Totò ieri sera ha detto che comunque l'Ordina non ce la farà mai, dicendo apertamente a me e a Mimmo che non mi appoggerà mai. Mimmo Bruno dice giustamente, tu chi vuoi una mia se io me lo ritiro? Bastasse che Romano Totò Cirici nella prossima turnover di direzione generale di un'azienda ospedaliera ci sei tu, il dubbio si tira lato e appoggia a quella appoggia. Il boss Gutta d'Auro parla con Salvatore Aragona, anche lui medico, anche lui condannato per mafia. Parlano di Miceli, che è il loro candidato e deve vincere, e di Nino Bruno, il direttore generale di Villa Sofia. Lei lo conosceva Gutta d'Auro, per esempio? Sì, dal ragazzo praticamente, sì, ho frequentato l'ospedale in cui lavorava lui. E che persona, come tirocinio... che persona era questo Gutta d'Auro? Era un barone della medicina? Era...
No, per il ricordo che io del dottore Cuttadauro era... Cioè, l'avrò visto 3-4 volte all'interno dell'ospedale civico dove abbiamo fatto il tirocinio. Era una persona molto preparata, uno che andava spesso in sala operatoria. Uno che... Poi c'era un altro medico, Salvatore Aragona. Tutti questi medici parlavano di politica. Parlavano di politica e di sanità. Sanità in quanto medici. Di politica, non lo so. In quanto medici, parlavano di nomine di primari, parlavano di nomine di direttori generali addirittura. C'è un'intercettazione ambientale a casa di Cuttadauro del 14 aprile del 2001 in cui parlano il boss di Brancaccio, il dottor Cuttadauro, e Salvatore Aragona. E a un certo punto parlano di una... di candidati della politica, di un candidato della politica si sarebbe dovuto fare da parte per diventare poi direttore generale. Non lo so, non saprei, ognuno... E sa chi è il direttore generale? No, non lo è so. È lei. Ah. Nino Bruno. Okay. Dice giustamente, è tu che mi dai a me se io mi ritiro. Le chiedo come mai questi parlavano, prevedevano addirittura che lei sarebbe diventato direttore generale. Non lo so, io sicuramente avevo i titoli per farlo. Ho capito, ma un boss mafioso, un medico accusato di mafia, che prevedono la sua nomina a direttore generale, basta che domani Totò dice che nella prossima turnover di direzione generale in un'azienda ospedaliera ci sei tu, rivolgendosi ipoteticamente a lei, e lei nel frattempo è diventato direttore generale, questi ci vedevano lungo. No, vabbè, ci vedevano lungo sicuramente, tipo... qualcuno nell'ambito del cittadino magari sentiva parlare del fatto che si era titolati a poter ricoprire certi ruoli. Ma lei si voleva candidare al tempo in... No, non ho avuto mai aspirazioni proprio precise in questo Quindi senso. Lei, diciamo, non si è mai fatto da parte per avere la direzione generale? No, assolutamente. E questi come facevano a sapere che lei sarebbe diventato direttore generale? Non lo so. Ma credo che questo nessuno lo possa sapere, dico, anche perché tutte queste nomine, queste cose viaggiano sul filo di cotone. Non si arrabbia neanche per una cosa del genere, assolutamente. Si indigna che dentro un... No. E neanche questo suo eventuale rapporto con Totò Cuffaro, che lo avrebbe dovuto privilegiare in un'ipotesi di turnover di direzione generale. Di turnover? In che senso? Sì, dice bastasse che domani Totò gli dice... a lei, nella prossima turnover direttore generale in un'azienda ospedaliera ci sei tu, lui prende e si tira di lato. Ma sai, io mai sono stato lì per essere candidato, quindi non... Quindi messo da parte da che cosa non l'ho capito, non corrisponde nemmeno a vero questo. Tutto quello che ci offre, sì, questo è il nostro letto dove noi dormiamo durante il turno di notte. E questo è un bagno di cui usufruiamo tutti quanti, tutti noi medici, sia uomini che donne. E quando lei magari per noi medici segue un parto e dopo il parto si deve fare una doccia? Non abbiamo possibilità di farci una doccia. Dove se la fa la doccia? Non la facciamo, andiamo via senza farci una doccia. Questa è un'altra stanza che dovrebbe essere adibita esclusivamente a sala travaglio. Viene utilizzata spesso per mettere insieme le pazienti che fanno interruzione volontaria di gravidanza, le gravide che fanno il tracciato cardiotocografico. Tutti assieme? Tutto insieme, sì. E questo è l'unico bagno che le pazienti hanno a disposizione quando stanno in questa stanza. Se così possiamo definirlo. Con una porta che neanche si chiude perfettamente, tra l'altro. Non c'è una finestra. E questa è la vetrina dove vengono tenute le nostre tute di sala operatoria. Si commenta da sola. Questa stanza qui? Ma diciamo che noi la adibiamo come stanza colloquio con le tre sedie, perché non abbiamo... Cioè il paziente arriva qui e... Il paziente dà un primo colloquio per
per incontinenza urinaria. Quindi questo è un modo per avere un po' di privacy. E questo che cos'è? Questo è un topicida che intanto viene posizionato per... Perché qui avete i topi? Qualche volta, perché il topino affiora. Questo sì. È un luogo di eccellenza in pratica, che voi fate qualcosa sì, che sì. Non fanno tutti, anzi veramente in Sicilia, pochi sono in Sicilia siamo unici a fare. Una paziente viene visitata qua e l'altra viene visitata là dentro. Qui facciamo una visita uroginecologica, mentre di là facciamo l'indagine urodinamica. Sicuramente una paziente che da qua deve accedere al bagno, quando una paziente viene da fuori e viene qua dentro, insomma non so se quanto possa essere soddisfacente tutto questo. Di qua abbiamo sperato, abbiamo cercato di ricavare altri spazi per l'uroginecologia, ma in questo momento abbiamo ospitato un po' di materiale all'ambulatorio di ostetricia perché da loro piove e guardi in che condizione attiva a terra. Cioè, da qua c'è di tutto. Cioè, il rischio che uno metta un piede qua e ti faccia del male non è indifferente. Cioè, noi eravamo lì prima, dottore, sì, cioè, lei visita qua dietro finta parete. Me l'ho messa apposta per evitare che la gente vedesse ulteriormente uno sfacelo maggiore. Quando si rende conto di quanti soldi vengono dati dal bilancio regionale affidati a cliniche cosiddette private, poi ogni mattina viene a lavorare qui, cosa pensa? Beh, è uno sconforto, perché nel 1983, da quando questo reparto è stato aperto, non ha subito mai nessun tipo di trasformazione, di manutenzione né ordinaria né straordinaria. 22 anni. Si è assistito a questo lento sfacelo nonostante la produttività. Il termine produttività l'ho imparato bene, cosa significa? L'ho imparato perché mi sono fatto i miei master di organizzazione aziendale, ma è solo un termine soltanto astratto, perché mi sono reso conto che una divisione può produrre tanto o può produrre meno, non gliene frega proprio niente a nessuno. Questo è sconfortante, molto sconfortante. Buongiorno dottore, Aragona Salvatore, nato, se lo ripeto. Altofonte 24/12/1962. Ci sono problemi per le riprese, perché vedo che ci sono delle riprese. No. Salvatore Aragona è amico di Totò Cuffaro ed è legato mani e piedi al boss Guttadauro. Ha 43 anni, è medico chirurgo ed è stato condannato per mafia per aver falsificato la cartella clinica di Enzo Brusca, il mafioso che sciolse nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo. Io voglio sapere soltanto se quelle frasi sono state pronunciate da Totò Cuffaro e sono state correttamente riportate, testualmente riportate, al dottore Giuseppe Guttadauro. Totò mi ha detto: senti, dice, io non ho bisogno di parlare con lui, io ho ben chiaro davanti a me tutto, tra l'altro, soprattutto se ci sei tu o comunque c'è Mimmo. Queste frasi, intanto, l'onorevole Cuffaro, e vorremmo una parola di chiarezza definitiva, questa frase gliela dice o non gliela dice? Sì. Senta, per quanto riguarda l'onorevole Cuffaro, lei è a conoscenza diretta o indiretta, diciamo, di interessi o competenze in materia sanitaria? Ma lui si è sempre occupato di sanità, tutte le persone a lui vicine politicamente operavano nel settore della sanità. Lei ebbe a dire che la candidatura di Miceli sarebbe stata gradita a Guttadauro e anzi oggi ha aggiunto che per quanto riguarda la raccolta dei voti e quindi il procacciamento dei voti, anche Guttadauro si sarebbe adoperato. A queste sue affermazioni il dottore Cuffaro ha reagito, ha protestato. Che reazione c'è stata? Miceli è candidato, martedì prossimo andrò in una sessione di sindacalisti medici e dirò che i medici presenti nella lista del CDU saranno in 4. Senta, questa circostanza, la candidatura di Miceli è gradita anche a Guttadauro, con la risposta del Cuffaro, lei la,
la esplicita Gutta d'Auro. Io ho sempre ripetuto poi nei successivi incontri tutto quello che era l'oggetto delle nostre attività. Una domanda di specificazione. Lei ha detto alla primissima udienza che il dottore Cuffaro era assolutamente consapevole dei suoi, dottore Aragona, trascorsi giudiziari. Quindi nel momento in cui la riceveva a casa, mi corregga se ho inteso male il suo, la sua dichiarazione, del fatto che lei fosse stato condannato in primo e secondo grado per concorso in associazione mafiosa, giusto? Sì. Dottore Cuffaro sapeva che comunque lei si era adoperato eventualmente insieme con altri per la vicenda della falsificazione della cartella medica di Brusca Enzo Salvatore? Il fatto era assolutamente assodato e famoso, quindi lo sapeva.